Il ministro della sanità americano Tom Price si è dimesso. Ha offerto le sue dimissioni e il presidente le ha accettate, afferma la Casa Bianca in una nota, sottolineando che Tom Price assumerà temporaneamente le funzioni di ministro della sanità. Nei giorni scorsi il presidente Trump non aveva nascosto l'imbarazzo dopo che era emerso l'utilizzo da parte di Price di almeno 26 voli privati del costo di oltre $400,000 per la sua attività di governo, pratica però usuale, come spiega l'ex avvocato della Casa Bianca Richard Painter. Il problema è che abbiamo un certo numero di funzionari del governo che usano aerei privati allo stesso modo, tra questi il segretario del Tesoro, l'amministratore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e naturalmente abbiamo il presidente stesso che vuole andare nel suo resort in Florida ogni fine settimana e questi viaggi possono costare anche $1,000,000 l'uno. Price si era distinto dagli altri repubblicani critici della riforma sanitaria varata da Barack Obama nel 2010 perché ha pensato il modo di superarla con una deroga studiata da diversi anni a questa parte, elaborando proposte che se attuate distruggerebbero l'Obamacare, ma di fatto senza abolirlo.